Ciao ciurma vegan e bentornati sul canale. Finisce il mese, quindi è tempo di una nuova puntata della nostra rubrica Un libro vegan al mese e questo mese vi faccio vedere Mangiare senza mangiare nessuno. 41 ricette vegetali illustrate da Violino Viola Illustrazioni, ovvero Viola Di Pietro. È lei l'artista e illustratrice che si cela dietro questo stupendo ricettario, che però è molto più di un ricettario. È molto più di un ricettario perché oltre a contenere delle ricette ci sono anche tantissime illustrazioni di Viola Di Pietro, che, se seguite il canale lo sapete, è in assoluto la mia artista e illustratrice preferita. È bravissima, ma veramente, veramente bravissima. Fa dei disegni talmente belli e dolci che farebbero sciogliere il cuore anche a Ursula, a Scar e a tutto l'impero. Bellissimi, veramente. Lo trovate in vendita sul suo negozio Etsy, naturalmente il link ve lo lascio qua sotto, al prezzo di 16 euro. Dentro, quando l'ho preso, c'era anche questa bellissima cartolina illustrata, Cosa si mangia oggi, in cui appunto c'è questa piramide che è un po' uno spunto, no? Di com'è l'alimentazione vegetale, quindi frutta, verdura, cereali, legumi, veramente bellissima. Credo che in assoluto il suo disegno che più mi piace proprio, diciamo, di cose da mangiare è la zucca. Veramente mi fa una tenerezza, è troppo brava, è bravissima, veramente. Trovate quindi varie ricette, primi, secondi, la maionese vegan, seitan al limone, ceci, avocado, tofu strapazzato, poi vabbè, presa da un momento che le faccio pena, fondamentalmente prova una pena notevole nei miei confronti, ha messo anche una mia ricetta dei miei What I Eat in a Week, che sono le patate dolci al forno, e ha scritto teneramente una ricetta di Juveg. Perché io nei miei What I Eat in a Week, è vero, vi ho fatto vedere che io mangio spessissimo le patate dolci al forno, quindi le tagliate a fette e le mettete nel forno con la paprika. Fine. Brava. Grazie Viola, mi ha dato un'iniezione di autostima incredibile. Ci sono i dolci, ragazzi, ma guardate, veramente. Ma anche che poi non fate nessuna di queste ricette, compratelo solo per poter ammirare uno per uno tutti gli stupendi disegni che fa Viola, veramente. E a tal proposito, non vorrei sminuire o ridicolizzare tutti gli altri bellissimi libri di ricette vegan che ci sono là fuori, ma io sono abbastanza eretica, quindi lo faccio comunque. Nessun libro può essere paragonato a questo, nel senso che trovami una fotografia fatta anche dal fotografo più bravo sulla faccia della terra, una fotografia che possa essere paragonabile all'illustrazione dei fagottini ai frutti di bosco, in cui ci sono questi fagottini versione tipo vampiro con gli occhialetti tondi tipo Harry Potter, con vicini i frutti di bosco e poi ha i dentini e gli colano il sangue che in realtà è il coso dei frutti di bosco. Cioè, ma come fate? O questa, cioè trovatemi una foto paragonabile a riso basmati al tofu, burro d'arachidi, in cui il burro d'arachidi è innamorato cotto del piccolo panettino di tofu e sotto troviamo questa scodellina, tutto il robetto dentro, un coniglietto, qua dicono ciao. E nel mio immaginario è ciao, cioè voglio dire, provateci, però ragazzi miei, ormai, cioè, ormai l'apice è stato raggiunto, cioè più di così non si può fare. Inoltre, all'inizio troviamo un'introduzione al veganismo non bella, bellissima, sempre con altre sue illustrazioni che sono una più belle dell'altra. Io trovo che il modo in cui lei fa attivismo attraverso l'arte e attraverso le illustrazioni sia qualcosa di talmente tanto coinvolgente che io ci credo tantissimo nel suo attivismo, credo tantissimo in lei, credo tantissimo nel suo lavoro e sono felicissima di aver portato il suo primo ricettario illustrato qui sul canale. Ha messo anche dei consigli di lettura. Ha messo tra l'altro dei libri, uno più bello dell'altro, perché ha messo Gabbie vuote di Tom Regan, che è stato, ve ne ho parlato anche sul canale, uno dei libri, il libro che ha cambiato la mia vita, un'eterna Treblinka di Patterson, il libro nero del latte, Vegan si nasce o si diventa della Berati, canali e video su YouTube da guardare, tra l'altro ha messo anche questo canale qua, grazie mille Viola veramente per la fiducia che hai in me, per quello che faccio, veramente grazie mille, pagine Instagram da seguire, siti da consultare e al fondo, che secondo me è stupendo, ha messo anche ingredienti da evitare, sia diciamo per la questione cosmetici che per la questione spesa, siti e-commerce preferiti. È un sogno, è un sogno, è un sogno, questo libro è un sogno. E finisce con: stampato in Italia su carta riciclata, sia dannata ogni morale che non vede l'essenziale legame tra tutti gli occhi che guardano il sole. Schopenhauer. Viola, complimenti di cuore per questo tuo progetto, immagino quanto lavoro abbia richiesto, quanto impegno, quante energie, quindi complimenti veramente di cuore per quello che fai, per quello che hai fatto. Ragazzi, mi raccomando, svaligiate il suo negozio Etsy perché è bravissima. Noi ci vediamo come al solito in un prossimo video, spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Con affetto, ora è per sempre vegan. In questo piccolo ricettario illustrato troverete alcune delle mie ricette preferite.
Spero che vi saranno di aiuto e vi ispireranno, soprattutto per chi di voi non è ancora vegan. In fondo ad ogni pagina, tranne in quelle ricette la cui versione tradizionale già non prevede ingredienti di origine animale, ho messo gli animali che salvate cucinando la versione vegan. Perché è proprio di questo che si tratta: lasciare vittime senzienti fuori dai nostri piatti.